Okay, let's go. Come faccio a fare un video su... Come faccio a fare un video su questo? Voi avete qualche idea? Ne ho parlato nel newsletter di questo... Che cos'è? Non è un contenitore in plastica. Cioè, meglio sì, è un contenitore in plastica. Ma è quello che racchiude, che è quello che voglio descrivervi. Ovvero lui. Il paradenti. I paradenti è uno dei dispositivi di protezione individuale che utilizziamo quando giochiamo a rugby. Sì, avete capito proprio bene, un dispositivo di protezione individuale. Innanzitutto perché un dispositivo è un affarino in plastica che vai a utilizzare e devi utilizzare se ti vuoi proteggere. Di protezione, beh, io non mi vorrei far saltare i denti ogni volta che gioco una partita o comunque ogni allenamento durante la settimana. Individuale, mi farebbe abbastanza schifo che cambiarlo con qualcun altro, effettivamente è un paradenti, quindi è mio personale. Nel paradenti si nasconde però una cosa molto molto particolare, perché io sono sempre col paradenti nei miei pantaloni, prima dell'allenamento e poi durante l'allenamento ce l'ho sempre in bocca, e un caschetto no, e una scarpa antinfortunistica no. Beh, la questione è molto semplice, perché io sono sicuro che durante una partita di rugby, durante un allenamento, subirò un contrasto. Quindi la probabilità che accada è altissima, è sicura, perché fa parte dello sport. Quindi io sono costretto a utilizzare se non mi voglio fare male, se non voglio avere un danno, perché il rischio è elevatissimo, ok? Il rischio di farsi male è elevatissimo nel rugby, è uno sport di contatto, è uno sport di contrasto, è uno sport dove effettivamente ti fai male, ci sono pieno di lividi io a giro. Però ti insegna. Se sono così convinto che sia utile portarlo durante uno sport, perché allora non lo faccio anche a lavoro? Forse perché non ne percepisco la reale utilità, forse perché non ne percepisco la reale necessità di dover utilizzare un paradenti, forse perché ritengo che il paradenti non serva a nulla. Quando dico paradenti parlo di un dispositivo di protezione individuale qualsiasi, che sia un guanto, una scarpa, un elmetto. Sono passate le feste e ancora di più bisogna stare attenti. Torniamo belli sazi da quello che è stato il periodo natalizio. Ci dobbiamo rimettere in carreggiata e ripartire. Il paradenti è simbolo del... Ho sempre il mio dispositivo di protezione individuale a disposizione e lo utilizzo. Perché è fondamentale. Perché questo ti salva dai denti rotti, ma un DP durante il lavoro ti salva da un dito rotto, da una pedata, da un chiodo pestato, da cose anche peggiori, fino ad arrivare al mortale. Io non penso valga la pena, non penso proprio valga la pena. Dai, questa vita è incredibile, meravigliosa, che senso ha per questo? Per un DP. E quindi indossateli. Io vi ringrazio, rimanete connessi e continueremo a parlare sempre di strumenti del mondo del rugby, di come fare a incastrarli nel mondo della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e della sostenibilità. Io vi ricordo di schiacciare mi piace, di seguire la pagina, di seguire il canale, di seguire tutto quello che vi pare e di rimanere connessi, perché ne vedremo delle belle andando avanti. A presto, ciao!